la prima settimana in cui abbiamo avuto così pochi effettivi della prima squadra ad allenarsi con continuità. In questo momento siamo a due sedute di allenamento dalla gara con la Pistoiese e ancora non ho certezze su almeno tre elementi. E mi riferisco a Solini, mi riferisco a Moscardelli e mi riferisco anche a Luciani Alessio perché comunque è rientrato in gruppo. Yanga si è allenato ieri per la prima volta con la squadra per un problema intercostale. L'unico difensore centrale che si è allenato con continuità è stato Ferrario e l'ultimo dubbio è quello legato a Muscat perché domenica sera ha la partita con la nazionale, rientrerà nella mattinata di lunedì su Roma e poi dopo dovrà affrontare il viaggio da Roma ad Arezzo per essere quantomeno a disposizione. Potrebbero darci noia perché sono giocatori con grande forza, con grande attacco alla profondità, ottimi nell'uno contro uno, soprattutto Rovini con palla a terra e quindi ci sono i pro e i contro. Di sicuro hanno ritrovato autostima, hanno ritrovato grande compattezza, una squadra che è difficile da attaccare perché stanno con grande densità quasi sempre in 11 sotto la linea della palla e se non sarai bravo nel verticalizzare subito o paziente quando li troveremo tutti così bassi, ci saranno dei gradi di difficoltà molto molto elevati contro un avversario che in questo momento fa dell'ottima fase difensiva e delle ripartenze in campo aperto le loro armi migliori. A livello numerico, l'unico dato che mi viene in mente in questo momento è quello che abbiamo fatto troppi pochi gol, troppe poche azioni concretizzate. Perché poi a livello di riuscire a portare palla negli ultimi 25 metri, il volume è stato molto simile al periodo precedente quando siamo riusciti a vincere 5 partite consecutive. Quindi non è tanto un problema di non riuscire ad arrivare lassù, ma quanto un problema di non riuscire a essere concreti e essere efficaci negli ultimi 25 metri. Ci ha fatto solamente gol Davide nelle ultime gare. Abbiamo tirato invece in porta anche di più rispetto a qualche gara che siamo riusciti a vincere, però dobbiamo essere un pochettino più bravi nel finalizzare meglio e nell'accompagnare di più l'azione offensiva, soprattutto con i centrocampisti.